Per fortuna, ragazzi, ieri non è che abbiamo fatto chissà grandi cose. Game Freak vi dà il benvenuto. Game Freak, che sarebbe la casa produttrice del gioco Pokémon dei Pokémon. Game Trip si vi dà il benvenuto qui, ancora una volta, sul fantastico mondo di Pokémon Rosso Fuoco per Game Boy Advance, versione a colori. Non abbiamo fatto tantissime cose ieri, per fortuna. Abbiamo lasciato il Pokémon, siamo andati dal vecchio, abbiamo superato il tunnel roccioso che era completamente buio pesto. E adesso ci ritroviamo in questa nuova città, Lavandoia. Quindi Matisse, alla fine non ti hai perso niente di particolare. L'unica cosa che ti voglio far vedere è che abbiamo allenato pesce, l'abbiamo fatta diventare fino a livello 17. Ma come? Adesso ti faccio vedere. Appena sfidiamo a qualcuno. Allora, mettiamoci in sella la bicicletta e viaggiamo perché c'è tanto da dover fare ancora alla Lavandoia. Prima cosa, bisogna che questo ci mostri i suoi Pokémon. Diciamo che purtroppo a causa di mancanze di corrente, diciamo che in questa zona è molto frequente sta cosa. E la cosa non mi piace per niente, onestamente. Tende spesso a mancare questa corrente e ci fa saltare dei video. Infatti mi ha fatto perdere un video di 16 minuti che comunque si vedeva il tunnel roccioso. Come vi ho detto, nulla di davvero particolare c'era durante questo video perché era un semplice allenamento dei Pokémon. Quindi diciamo c'è, non c'è, non è che cambia molto. L'unica cosa che vi siete persi ovviamente è stato il tunnel roccioso, che era importante da sapere perché era buio pesto. Quando è buio questa è una cosa, bisogna vedere dove andare, perché sennò succedono problemi tecnici a Google. Allora, ora ti faccio vedere come abbiamo allenato il nostro Pokémon in questa suddetta maniera. Cioè, ho mandato in campo pesce, l'ho ritirato, messo in campo il Pokémon più forte, effetto il tuono shock sul tipo d'acqua, che è super efficace. Faccio un altro tuono shock, che è super efficace. 211 punti li prende il nostro amico pesce e 211 punti li piglia shock. Così abbiamo allenato pesce e shock contemporaneamente. È vero che i punti diminuiscono, però l'attacco del pesciolino non è tanto forte ancora. Matisse mi diceva di metterlo in un punto ben preciso, onestamente, lì. Questo si fa la risata e vuole combattere. Vabbè, dettagli. E vedi, caro Matisse, in questa maniera 243 punti pesce, che sale a livello 18. Non so quando si evolve, me lo devi far sapere duro. Non sto ridendo. È allergia. Sì, vabbè, allergia del collo di palla. Fatta a palla di pelo di collo di palla. Questa è aria di montagna. Questa è aria di scocciatura, signore. Mamma mia, vi giuro, a volte questi tipi veramente danno fastidio tecnico. Mamma mia. Perché poi si ammettono che sono scarsi e devono scocciare. Tipo, tutto questo è successo anche nel tunnel, che era buio pesto, io non vedevo. Oltre che ogni 5 secondi c'era un cazzo di Pokémon selvaggio che ci voleva combattere per tutti i costi. Ho dovuto mettermi il repellente per non dare problemi. Ma poi si avvicinavano all'improvviso questi qua, si bloccava il mio personaggio. All'improvviso si avvicinavano da lontano, vedevi loro che venivano da te per dire: vedi, io sono un combattente, voglio distruggerti, voglio farti a pezzi, ti voglio rimanere a piedi con tutti i panni, quindi statti in zitto, in silenzio e combatti. Tipo una cosa del genere. Però ovviamente noi non ci facciamo intimorire da questi parassiti scarsi e combattiamo con tutte le nostre forze. Anche perché comunque teniamo Erbetto, che è un figlio della grande trotina, di una potenza veramente magistrale, onestamente. Quindi vale più che la pena. Ah, in più abbiamo anche preso un personaggio Lotta, che non è male. È uno che abbiamo sfidato proprio recentemente in vari momenti tecnici.
Poi ci sono queste cose che, per esempio, all'improvviso si chiude l'applicazione. Vabbè, non ci facciamo caso. Ok. Eccolo qui. Iron Man. Iron Man. Che non è male. Livello 18, tra l'altro. Capì? Quanta roba è. Cioè, non è l'ultimo fesso arrivato. Ok, ora che ho messo la squadra in sesto. Sono gli spiriti dei Pokémon uccisi dai Rocket. Torre Pokémon, quindi sarà qui. Prego per il mio Clefairy. Non faccio che piangere. Ma cazzo è successo? Non ho capito. Torre Pau fu eretta in memoria dei Pokémon scomparsi. Sono un medium, ci sono spiriti molto inquieti in questo posto. Mio Grove, perché sei morto? Ok. Sei qui per rendere omaggio? Che bel gesto, figliolo. Ma non realmente io sono entrato qui dentro con la speranza di combattere contro qualcuno. Che vuoi tu? Ehi, che fai qui, game? I tuoi Pokémon non sono morti, però li posso sconfiggere in guardia. Sì, ma lui che ci fa qua? Tips, il mio rivale, ancora lui. Combattiamo Pigotto e Pigotto? No, vabbè, dai. Io vado con The Rock. Faccio il culo quadrato. Visto, non è molto efficace, ma lo faccio per io, ma. Ma vaffanculo! Ma non mi puoi fallire la sassata! La sassata magica, tu me la fallisci. Ma cosa me la fallisce? Cioè, mi fallisce la sassata e non ci posso credere. Cioè, è un Pokémon di mezza età, no? Ma adesso sarebbe ideale provarlo. Sarebbe ideale provarlo, vediamo. Vabbè, no, gli faccio manco il solletico, onestamente, dai. Manco il solletico. Io non capisco perché sta cosa. Spero che mi ha detto Matisse che lo dovremmo mettere. Dovremmo provare Iron Man. Non so se lotta va bene con il fuoco, onestamente. Ok, non era per niente utile come personaggio. 504, risale a livello 19.
Non male. Cosa? Brutta puzzola. Ti ho sottovalutato. Beh, grazie per... Cioè, come hai messo il tuo Pokédex? Io ho un Cubone, ma non ho ancora trovato un Marowak. Credo non ce ne siano più. Beh, meglio che vada. Ho un sacco di cose da fare. Ci becchiamo in giro. Eh sì, ci conviene beccarci in giro, signorino, perché mi hai fatto veramente... male. Onestamente. Eh sì, mi ha messo in serie difficoltà. Non posso biasimarlo. È stato abbastanza forte come rivale. Non come quando stava sulla nave. Sulla nave ci ha fatto il culo quadrato. Infatti ho perso addirittura una volta. Però per fortuna poi grazie agli allenamenti non abbiamo avuto più problemi. E anche adesso infatti il suo Pokémon Spettro è stato annientato dal mio Pokémon... mio Pokémon Volante, quindi per farvi capire. Perché è livello 30 rispetto al livello 20, sì, è un mondo. Il problema sta cominciando a nascere un po' con il tipo pesce, perché non migliora. Cioè, è aumentato di livello, sta a livello 19 e continua ancora. Non siamo riusciti a identificare gli spettri, ci vorrebbe uno spettro... vabbè. Che vuole mo questo? Siamo andato. Uno spettro. Ma non lo so, lo spettro... Ok. È vulnerabile al tipo volante, quindi non dovremmo avere troppi problemi. Vattene spirito maligno. Ma in base a che cosa dovrei essere uno spirito maligno, signorina? Signorina mia di quattro stivali. Eliminato. Ma gli ha da vendere Pococo. Potrei catturarlo magari. Pokémon Spettro potrebbe servirmi. Onestamente. Quindi proviamo. Ma sparati. Ma che stronzata questa è. Mi stanno beccando uno a uno, onestamente. Il problema è che io continuo a non capire perché i tipi di spettro io non li posso catturare, onestamente. Vabbè. Però manco ha senso, onestamente, la cosa. Perché... non capisco perché il mio Pokémon pesciolino non fa un cazzo, non può fare. Uno spettro, ma in base a che cosa? No. Qualcosa mi dice che questo è forte. Che non posso proseguire. Qualcosa che non mi quadra però, eh. Secondo voi? Ah, finalmente si sta evolvendo, ragazzi. Lo stiamo facendo evolvere senza aver mai combattuto. Incredibile. Ed è lui, il più forte dei forti. Ah, anche una nuova mossa. Morso, da provare sicuramente. Ma per esempio ho sconfitto a tutti quanti. Ok, ma vorrei capire dove devo andare.
Da come ho capito non possiamo andare avanti qua. Quindi io direi di salvare. Un attimo. Una volta salvato mettiamo di nuovo start. Utilizziamo la fune di fuga. E dobbiamo tenere parecchie. E siamo fuori. Una volta fuori, io direi di andare a comprare ciò che bisogna comprare. Ci prendiamo anche un... Ok, abbiamo acquistato ciò che ci serviva. Allora, andiamo qua. Salve, sono il giudice onomastico. Che valuti i soprannomi dei tuoi Pokémon? Di quale soprannome di Pokémon devo presagire il futuro? Ala, non è male, c'è un altro soprannome. Sei d'accordo? No. Capisco, torna a farmi visita. Pesce? Non è male, su giro un altro soprannome, sei d'accordo? Sì, bene. Quale nuovo soprannome vuoi dare? Nessuno. Ma no! Lo chiameremo sempre Pesce. È nato con quel soprannome. Non può perdere il suo soprannome. Fatto, d'ora in poi questo Pokémon si chiamerà Pesce. L'aspetto non è cambiato, ma il nuovo soprannome lo rende immensamente superiore. Cioè, lo stesso nome di prima, deficiente. Vedete, oddio. Odio quei terribili Rocket. A proposito di Rocket, dove minchia stanno? Facciamo il culo quadrato. Questo è il fan dei Pokémon, concorso di disegno, modo di iscrizione è scomparso. Cioè qua è dove si prendono cura dei Pokémon. Ok, lì non andiamo perché è inutile, quindi proseguiamo da quest'altro lato e andiamo a trovare il reparto Rocket dei Rocket. Ci sono poi alcuni tizi e tizie che danno un po' fastidio, tipo questa. Però io adesso sono curioso di provare il mio Pokémon Pesciolotto. Gli attacchi non è che sono cambiati in modo veramente. Di tantissimo, però. Cioè, questo poi pensava che con doppia sberla, con un tizio di tipo sasso, poteva quantomeno darmi fastidio. Ma per favore. Questo non si evolve mai poi. Ma non so manco che Pokémon ci dice di utilizzare, quindi aspettiamo un attimo, un altro stesso, è fatto bene. Mi serve una tattica migliore. In base a cosa mi dovrebbe servire una tattica migliore? Scusami. Con quelle ci abbatte al piede poi. Cioè, chi se sta in mezzo a viga, a biciclette purissimo. Ah, biciclette, da una povera motocicletta, sto bastardo.
Hai tempo con The Rock. Ma dici che l'ha avvelenato, l'ha dato cucchiata, capo. Ah, lo sono va. E che se ci mancava, che sarà bello però. Ma fallisce, ma piglialo in culo, veramente. Prendilo nel sedere più grande che lo puoi prendere. E poi io minimizza mette sto coso del cacchio. Cioè, solo così la potevamo eliminare. Mannaccia la bobazza. Chissà sto Pokémon invece che tengo quando si evolve. Cioè, non può essere che sta ancora. Cioè, a livello 24 ed è ancora così. Cioè, mi sembra veramente assurdo, onestamente, come cosa. Ridicola e assurda. Ma cioè, veramente ridicola e assurda. Cioè, ma come si permettono di fare una cosa del genere dove tu non puoi fare nulla? Cioè, un livello 24 che non aumenta, cioè non cresce di. Cioè, stiamo scherzando, ma stiamo scherzando cosa? Aspetta, non si è badata, vai, ce ne sta nata. Buona Marina. Ma gli si sono peggio rifalco. Uonimi sanciot. Oppure cacchio di Pokémon elettrici. Ma cioè, ora ci mettono pure in serie difficoltà. Sti bastardi. Assa famaronna! Lo stavamo chiamando. Ogni volta che cerco sul telefono, quando si evolve un Pokémon, si evolve. Incredibile. Si evolve in. In, vediamo un po'. Che merda di Pokémon è questo? Complimenti, Rock si è evolto in un Graveler. Va bene. Sono i guardi, ho una sito, non puoi passare, la strada è chiusa. Che per forza da qua ci dobbiamo andare. Giusto per sicurezza. Pare ci sia un Pokémon che dorme vicino a Zeropole. Wow, ci avete fatto proprio uno zucchino. Mettiamo in sesto i nostri Pokémon. Senza troppi indugi e problemi. Tieni fuori dagli affari di Team Rocket. Questo è il mio fedele amico Apollo, che si è evoluto in Poliwhirl usando la pietra irtica.
Ah, è giusto, i lupi si dovrebbero utilizzare anche dei. Ehi, non hai meglio da fare, aspirante campione? Palestra Azzurro usa i Pokémon di tipo erba. Dottor Erba. Faccio la guardia a questo posto. Smamma di qua. Perché dovrei smammare io? Smamma tu. Volevi fare il figlio della zucchina, ma io ti faccio un attacco di volo rapido e gioioso. Ci riprovi, eh? Ma io fallisco perché i miei personaggi sono inutili come la zampogna. Azzurropoli. Ricordatevi Azzurropoli. Senza troppi problemi. Il rifugio di Team Rock potrebbe essere scoperto, meglio dirlo a cavo. Ehi, un pulsante di tiro al posto, premiamolo. Interessante. Abbiamo scoperto il rifugio del Team Rocket, ragazzi, ma questo lo scoprirete andando avanti, quindi continuate a seguirci. Matisse, mi devi dire come migliorare quel Pokémon del cacchio? Non mancare.